Presentata con netto anticipo stamani in provincia di Pescara, la 42esima edizione dello Spoltore Ensemble, in programma dal 14 al 18 agosto. Spoltore, il direttore artistico Giuliano Mazzoccante, al suo secondo incarico consecutivo, ha allestito un cartellone di grande qualità con un giusto mix tra musica, teatro, cabaret, arti visive, letteratura e poesia, e con una grande novità. Sì, quest'anno c'è una novità importantissima perché apriremo con la grande danza. E quando dico di grande danza intendo proprio quella internazionale. Abbiamo un grande coreografo, il maestro Cristian Cellini, con il quale abbiamo costruito un'apertura di uno Spoltore Ensemble che si preannuncia senza precedenti, con tante étoiles provenienti da ogni parte del mondo. Ecco, quest'anno la bellezza di questo festival è dovuta al fatto che oltre alle grandi personalità artistiche del mondo della danza, dello spettacolo, della musica, del jazz, della musica sinfonica e del cabaret, naturalmente ci sono anche tantissimi artisti, non solo in prima serata, ma anche nelle anteprime e nelle seconde serate, perché lo Spoltore Ensemble sarà caratterizzato da musica almeno per 4 o 5 ore, musica e eventi. Quindi chi vorrà venire a Spoltore potrà trattenersi per tutta la serata e godere di tantissimi artisti e di tanti generi musicali e artistici diversi. Musica dunque di grande qualità, con l'omaggio a Michel Petrucciani, di Michele Di Toro, il quartetto di Fabrizio Bosso e quello del pianista pescarese conosciuto in tutto il mondo Claudio Filippini, oltre al jazz quartet del figlio il prodigo Stefano Marchese, l'orchestra sinfonica abruzzese, ma anche teatro e cabaret con Sebastiano Somma, Francesco Palantoni, Alberto Cajazza e i nostri Giacomo Rasetti, Quattro Santi e Max Elia. Programma completo su spoltoreensembleofficial.it. Lo Spoltore Ensemble è un grande palcoscenico che ci dà una risonanza a livello nazionale e non solo, perché quest'anno, anche con questa prima magica serata dedicata alla danza a livello internazionale, noi ci auguriamo veramente di uscire fuori dai confini nazionali. Ma promuovere la nostra città è proprio l'obiettivo principale che abbiamo e farlo con eventi di alto livello che possano caratterizzare dal punto di vista culturale Spoltore.